Radio Nostalgia presenta Note Fiscali, Note Fiscali. Buongiorno, buon mercoledì, ben ritrovati dalla vostra Radio Nostalgia, Andrea Secci. E come ogni mercoledì mattina a quest'ora anche il dottor Lencioni. Buongiorno, buongiorno a tutti. Stamani non siamo in diretta dalla nostra sede toscana, ma siamo in diretta da Lodi e siamo ospiti di Zucchetti, tra l'altro al 14° piano di questa torre pazzesca, la Torre Zucchetti. Bellissimo. Quindi direi che la location dello studio di questa mattina è molto bella. Finalmente ce l'abbiamo fatta, l'avevi già promesso nella scorsa puntata, quindi siamo arrivati. Non hai mentito. A Lodi. Presenterei subito il nostro ospite, poi lo riprendiamo tra poco, che è il dottor Paolo Camia, che è responsabile servizi di conservazione digitale di Zucchetti. Buongiorno dottore. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Nelle scorse settimane abbiamo parlato di fatturazione elettronica e ovvio, come al solito, dottor Lencioni, sono arrivate delle domande e noi rispondiamo. Sentiamo il messaggio arrivato al 338 7360 114. Buongiorno, salve, volevo fare una domanda, sono Luca da Lucca. Avete parlato di dati, fatture eccetera eccetera, ma tutti questi dati dove li devo mettere io? Su una chiavina USB? Faccio una domanda. Dottor Lencioni, risponda lei. Allora, intanto dobbiamo capire quanto spazio contiene la chiavina USB, perché temo che sia troppo poco. Comunque assolutamente no, abbiamo parlato di dati, ricordo l'argomento, abbiamo parlato di come quei dati vengano analizzati e come software possano restituirci un output di quei dati da poter essere analizzato per poter svolgere la nostra attività di consulenza. Però il tema affrontato della conservazione dei dati è fondamentale, quindi io credo che non ci sia luogo più idoneo per chiedere al tuo ospite relativamente a come vengono, anzi farei una cosa diversa. Di solito le domande le fai tu, però considerando che abbiamo un ospite d'eccellenza, questa volta farò io le domande. Direi che oggi si può fare lei la conduzione, io sono qua soltanto da passeggero e quindi ripresento Paolo Camia, responsabile servizi di conservazione digitale di Zucchetti. Ancora buongiorno. Ancora buongiorno a tutti. Ospite di eccellenza, vi ringrazio. In realtà mi occupo di questa materia all'interno di Zucchetti dal momento in cui è nata la conservazione digitale. Ho sentito la domanda, mi ha preoccupato non poco. I dati rilevanti non vanno mai conservati su una chiavetta USB, è la maniera migliore per correre il rischio di perdere questi dati rilevanti, ma soprattutto perché questi dati non abbiano poi più la validità legale che dovrebbero avere. Per cui, se parliamo di conservazione, stiamo parlando di argomenti completamente diversi. Conservare non vuol dire mettere dati su una chiavetta USB, vuol dire implementare dei processi che sono regolamentati per garantire la durata nel lungo termine di dati e informazioni. Bene Andrea, quindi io andrei avanti con le domande e sono veramente entusiasta di aver preso la conduzione del programma di questo mercoledì mattina. Siamo ospiti di Zucchetti e insieme al dottor Lencioni questa mattina c'è Paolo Camia, responsabile servizi di consulenza digitale. Paolo, grazie della disponibilità, e quindi io partirei partendo da una domanda abbastanza semplice per chi ci ascolta. Quindi parliamo di conservazione digitale, cos'è e perché nel contesto odierno ha questa rilevanza, questa importanza? Quindi giustamente hai detto non usiamo l'USB, che ovviamente non è una conservazione ma è un'archiviazione ormai desueta, permettimi di integrare la tua risposta. Come vedi la conservazione digitale e l'importanza che ha nel contesto odierno? Cercherò di essere il meno tecnico possibile, perché una cosa di questo genere di solito addormenta le persone che stanno ascoltando, ma datemi soltanto un secondo per dare il minimo di definizione tecnica di conservazione digitale. Beh, che è un processo sostanzialmente che consente di mantenere, archiviare e proteggere le informazioni, dati e documenti in formato digitale nel lungo periodo. In questa definizione c'è tutto, c'è compresa anche l'importanza dei servizi di conservazione digitale, soprattutto nel contesto odierno. Perché? Perché garantire la durata nel tempo è un aspetto fondamentale, ovviamente, per tutti i servizi che riguardano un pubblico professionale. Ma direi che c'è di più. Il regolamento EIDAS, che entrerà in pieno vigore a partire dal 2025, parifica la conservazione digitale a un servizio qualificato e quindi darà pieno valore legale a tutti i documenti conservati digitalmente, non solo in Italia ma anche in Europa. Questo è un vantaggio ed è un aspetto assolutamente da tenere in considerazione. Se poi vogliamo andare a vedere ovviamente quali sono gli aspetti più importanti per la conservazione digitale in un contesto odierno, indubbiamente una maggior facilità
e una di accedere ai documenti. I documenti sono più facilmente consultabili, è possibile creare dei filtri per la conservazione dei documenti all'interno delle organizzazioni e quindi fare in modo che solo alcune persone possano vedere solo alcuni dati, e questo aspetto è fondamentale, direi. Quelli, pensiamo per esempio a tutte le implicazioni legate alla privacy, non tutti possono vedere tutto, con la conservazione digitale questa cosa è possibile, ma la sicurezza stessa del dato, cosa può succedere a un archivio fisico? Che si incendi, che ci sia un'alluvione, che qualcuno ci devasti il magazzino. Con la conservazione digitale una cosa di questo genere non succede. Il conservatore peraltro è responsabile del dato che conserva. Altro tema secondo me meritevole di essere evidenziato, perché la chiavetta USB, per tornare alla domanda semplicistica, bypassa tutta quella serie di problematiche relative all'importanza della conservazione e la responsabilità della conservazione. Io mi permetto di usare il tu, dato che sei un professionista, pensa a cosa potrebbe succedere se perdi dei documenti rilevanti? Avresti una responsabilità diretta. Nel caso di conservazione digitale, se mancano i documenti, Zucchetti è responsabile nei confronti del cliente della perdita di quei documenti. C'è e anche quindi un altro aspetto. Noi per esempio a Massa Carrara abbiamo avuto diverse alluvioni e questo ovviamente, infatti poi sarà la prossima domanda che ti farò, questo ovviamente allora la tecnologia non era così avanzata e sviluppata, si parlava ancora di fatturazione cartacea, e quindi immagina le problematiche che ha creato alla nostra categoria recuperare quella documentazione, perché poi sai meglio di me che la norma ti impone di fare la ricostruzione, cioè sul momento nessuno dice nulla, ma quando accedono 2 anni dopo che tutto sembra passato e ti dicono ma vorrei l'annualità, devi fare la ricostruzione di tutte le fatture attive, passive, il ciclo passivo, la contabilità, un doppio lavoro se non triplo. I servizi di conservazione rendono di fatto questo immediato, perché nella classificazione del dato, nel modo in cui vengono conservati, è possibile ottenerli proprio nel modo in cui hai detto, ed è uno dei vantaggi indubbiamente di questa tipologia di servizi. Credo che ce ne sia anche un altro. Noi stiamo parlando di fatture, di libri che sono importantissimi per la vita di tutti i giorni, ma pensate per esempio alla preservazione della memoria storica e culturale con i servizi di conservazione. Io ho partecipato, ricordo, a uno degli eventi che riguardavano il mondo dei conservatori, dove si discuteva come conservare digitalmente le lettere che Moro aveva spedito dal carcere delle BR. Questa è la memoria storica e culturale di questo paese, che viene mantenuta e conservata nel tempo grazie a servizi di conservazione digitale. Poi è chiaro che non interessano più le fatture e i libri, perché sono quelli su cui abbiamo una responsabilità più diretta, ma è un elemento da non sottovalutare. Vado avanti con le domande? Assolutamente, sono tante le domande da fare il dottor Camia, e quindi prego. Allora, stavamo parlando di, giustamente tu hai parlato di lungo periodo, quindi credo che la domanda più pertinente, considerando che ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate, dell'evoluzione di tutti questi sistemi di analisi dei dati, basti pensare al passaggio che c'è stato da quando è stata introdotta la fatturazione elettronica, dove avevamo qualche sindacato di categoria che era contrario, ma andiamo avanti ad oggi. E quindi ti chiederei, in un arco temporale che una volta sarebbe stato breve ma oggi non lo è, 10 anni, dove vedi la conservazione digitale, che evoluzione vedi? Allora, 10 anni in questo mondo è un'era geologica, no? Come puoi immaginare, però possiamo pensare a qualche cosa tenendo conto di quello che sta nascendo adesso e di cosa sta nascendo adesso. Innanzitutto l'importanza crescente che è testimoniata da quello che dicevo prima, dall'inserimento in EIDAS del servizio di conservazione digitale come un servizio qualificato, quindi qualcosa che certifica nei confronti dei terzi. Per fare questo ovviamente la tecnologia dovrà supportare. Pensate a tutte le implicazioni che possono essere connesse all'intelligenza artificiale nella facilità di ricerca dei dati e nella modalità di esposizione dei dati, oltre al fatto dell'analisi dei dati. E qui stiamo ancora ragionando su dati che potranno essere fiscali, civilistici, storici, culturali. Non stiamo ragionando soltanto su una tematica precisa che è il fiscale, ma che è tutto sostanzialmente. Quindi la conservazione digitale nei prossimi anni avrà sicuramente questo impatto e continuerà a mantenerlo, quindi sarà sempre centrale. E poi l'aspetto legato alla sicurezza, pensate a quanti attacchi cyber ci sono oggi. Con la conservazione digitale una cosa di questo genere è combattuta alla nascita. È proprio quello che volevo chiederti, perché poi alla fine la domanda che tutti si pongono è: conservazione digitale, conservo altrove, ma saranno sicuri? E quindi forse questa è la risposta che dobbiamo dare a tutti quelli,
nostri colleghi, i miei colleghi, quindi chi pensa di non avere dati in studio, che aveva il vecchio server e pensava di essere blindato col vecchio server e il firewall montato dal cugino, che in realtà però... Oggi siamo in un ambito completamente diverso. Io posso dirti quello che facciamo noi in Zucchetti, ed è una tematica su cui investiamo conoscenza e su cui investiamo risorse. Noi, per essere sicuri di non creare problemi ai nostri utenti, conserviamo i dati in 4 ambiti diversi, con 4 sistemi diversi, completamente ridondati, per cui siamo sempre certi che il dato non venga perso. Se anche un sistema fosse attaccato, viene immediatamente isolato e non va sull'ambiente successivo. In questo modo non abbiamo perdite di dati, in questo modo garantiamo la sicurezza dei dati dei nostri clienti. È un investimento sicuramente costoso, ma che è un beneficio per noi e per i nostri clienti, è una garanzia. Io vado a letto la sera più tranquillo quando so che abbiamo un sistema di questo genere che è in grado di aiutare tutti, no? Considerando che sei il responsabile del settore, anch'io andrei a letto molto tranquillo con 4 ridondanze. E tieni conto anche di un'altra cosa: col crescere della tecnologia noi abbiamo visto anche una crescita esponenziale dei sistemi di storage, quindi io mi aspetto sistemi di storage nei prossimi anni sempre più sicuri, sempre più veloci, sempre più affidabili, e questo è un altro aspetto fondamentale per l'utente, perché gli garantisce l'immediata e veloce accessibilità del dato, ancora più rapida rispetto ad andare in un archivio e dovermi mettere a cercare il dato cartaceo che voglio trovare. Che poi, se ci pensi, ha anche un beneficio per quello che riguarda la popolazione, perché avere bisogno di storage sempre più importanti porta comunque il mercato ad andare in quella direzione, quindi a rendere più fruibile per tutti gli storage di taglio piccolo o medio che richiede la cittadinanza, il nostro ascoltatore. Ecco, magari non so se ne vorrei parlare dopo, ma questo si combina anche con un altro aspetto, si combina anche col fatto che tutti questi elementi diventano sempre più ecosostenibili. Volevo, quella è la domanda delle domande, le lasciamo in fondo. Volevo chiederti, hai parlato di costi importanti sicuramente che ha questa conservazione, ma vorrei andare in controtendenza: quali risparmi economici si possono avere a passare da una conservazione fisica a una conservazione digitale? Perché tutti pensano che magari sia un processo, o meglio, è stato in passato un processo molto costoso quando si chiedeva di digitalizzare il cartaceo, quindi oggi che risparmi può dare a uno studio il passaggio a una conservazione completamente digitale rispetto a un archivio fisico? Partiamo da quelli ovviamente più evidenti, no? Che è un risparmio degli spazi fisici, per cui non avrai più bisogno di tenere stanze, armadi, archivi occupati con documenti cartacei, ma avrai tutto all'interno di sistemi di conservazione. Parliamo di una riduzione dei costi di materiali, quindi non avrai più necessità di avere toner, o perlomeno stamperai molto meno, non avrai più la necessità di comprare risme di carta, non avrai più la necessità di comprare raccoglitori, non avrai più la necessità di comprare tutto quello che invece prima all'interno dello studio tu avevi. Ma oltre a questo ci sono anche dei vantaggi organizzativi che molto spesso vengono sottovalutati, ma che sono evidenti: minor tempo per la ricerca dell'informazione, maggiore facilità nel reperimento dell'informazione, maggiore semplicità nella condivisione delle informazioni. Non devi prendere un foglio di carta, annotarlo, passarlo da una parte all'altra, giri un documento digitale, e soprattutto la costante garanzia che quel documento sia conforme all'originale che è conservato. Un originale digitale, quindi non una copia, bensì l'originale. Esatto. E questo è, direi, l'aspetto fondamentale, no? Perché questo me lo insegni tu, molto spesso in giudizio una delle cose che vengono messe in discussione sono tematiche di questo genere. L'autenticità del documento. La conservazione digitale, anche qui non voglio entrare nel tecnico per non addormentare chi ci sta sentendo. Ma senti, quando parliamo di argomenti tecnici ogni tanto si sdraia sulla sedia, quindi puoi dire quello. Molto interessante, in realtà io sono molto affascinato, poi prima mi ha stravolto la mattinata con riportando un fatto storico, quindi quando si parla di digitalizzazione si parla di tutto, dal codice Da Vinci che parlava insomma mentre andava la canzone, alla fatturazione elettronica che poi riguarda la vita quotidiana di commercialisti, di tutti noi che abbiamo un'azienda oggi. C'è una domanda importante quanto e più di tutte le altre, ed è un tema su cui il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti è molto attento. Si parla di ESG e di bilanci di sostenibilità, quindi
la domanda a cui mi piacerebbe avere una risposta, e credo che sia la risposta di cui hanno bisogno anche tutti quelli che sentono parlare di sostenibilità, è come contribuisce la conservazione digitale alla sostenibilità dell'ambiente rispetto alla conservazione fisica. È evidente nel senso cartaceo e non, ma credo che sia che Zucchetti abbia un focus importante sulla sostenibilità, come molte aziende del settore. Per noi la sostenibilità è importantissima. Oggi voi siete al 14° piano, i radioascoltatori non lo possono vedere, fuori si sta costruendo la nuova sede Zucchetti che sarà completamente ecosostenibile e da zero emissioni. È una sede pensata per accogliere un migliaio di persone, completamente ecosostenibile e da zero emissioni. Se la ribaltiamo questo aspetto legando la conservazione, direi che è evidente l'aspetto. Pensate innanzitutto al fatto che non ci sarà più carta, o non c'è più carta, quindi non c'è questo c'è questo risparmio, no? Non, in termini di utilizzo del materiale, non ci saranno più inchiostri, ma soprattutto tutti i data center e anche tutti gli strumenti che vengono utilizzati stanno andando verso la direzione di un maggior risparmio energetico, per cui ci aspettiamo tutti che ci sarà una complessiva riduzione delle emissioni, specialmente nei data center. E i data center, io ne avevo visto uno in Svizzera, le emissioni vengono molto spesso utilizzate per il riscaldamento delle città che ci sono intorno, per cui la conservazione sarà è una tematica che va nei confronti del risparmio delle risorse e di una maggior tutela ambientale. Pensate se dovete spostare un archivio, no? Se dovete spostare un archivio, caricate dei belli armadi su un camion, li spostate da un posto all'altro, chiamate una ditta di traslochi, è tutto CO2. Ma basta pensare anche a restituire i documenti a un cliente che non risponde. Dovrei ripacchettare tutto e mandarglieli. Io l'ho fatta grande, tu sei stato molto più terra, però in realtà è una problematica quotidiana che tutti gli studi hanno. Sì, sì, io l'ho fatta alla grande, nel senso che ho pensato a un archivio. Perdonami, ma No, ma l'esempio che hai fatto tu è molto più calzante rispetto a quello che ho fatto io, perché chi viene in studio a prendere un documento, prende la macchina, parcheggia. Magari hai lì gli ultimi 5 anni, perché intanto il periodo di accertamento, poi lavori sull'anno precedente, devi fare il bilancio, ti potrebbero servire dati. Quindi di fatto stiamo parlando di, è vero che adesso con la fatturazione elettronica sono molti meno, però conservare i documenti di un cliente, libri giornale e quant'altro, hai 5-6 anni lì, quindi... È esattamente quello che hai detto, no? Ma soprattutto tutti gli strumenti che vengono utilizzati per la conservazione digitale sono strumenti che vanno nell'ottica di una riduzione delle emissioni. Quindi conservare digitalmente vuol dire ridurre lo spreco di risorse e ridurre emissioni. Ultima domanda, perché il nostro tempo, il tempo a nostra disposizione, ahimè, è finito. Bella la puntata, Secce. Devo dire, stamani bellissima. Veramente interessante. Voglio ringraziare Paolo perché... Paolo, le faccio una domanda, le do del tu anch'io, visto che vi stavate dando del tu. Ma i documenti, ci chiedono al 338-6360-114, non possono essere conservati anche tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate? Ti rispondo io, perché sennò possiamo chiedere al responsabile della conservazione di Zucchetti. Sicuramente lo sa, ma insomma non possiamo chiedere al responsabile della conservazione di Zucchetti se possono essere conservate all'Agenzia delle Entrate. La risposta è sufficientemente lunga, ma cerchiamo di non tediare l'ascoltatore. Sì o no? Direi di... Non c'è mai o sì o no, c'è sempre un'ombra di grigio. Sì, possono essere conservate le fatture, no, non può essere conservato tutto il resto. E quindi intanto parliamo di una conservazione di solo fatture e per esempio non di libri. Ho capito la domanda dell'ascoltatore. La domanda dell'ascoltatore ha il solito focus su così non pago il servizio. È risparmiare. Ovvio. Ma non pagare i servizi significa non averli, non risparmiare. Quindi oggi non pago il servizio, non riesco ad avere tutto quello che ci è stato detto fino ad oggi, garanzia, responsabilità, ridondanza, perché in studio non si può avere una ridondanza di 4 server, se no si allestisce lo studio per i server e poi si esce dallo studio. Quindi si possono conservare le fatture elettroniche, ma comunque dovremmo preoccuparci di conservare, non nell'USB, i libri giornale, i libri obbligatori. Io mi concentrerei nella risposta... Per chiudere su un altro tema, che è forse quello più importante, la conservazione tramite servizi di terzi, come ci hanno detto, ci permette di accedere in un momento a quel dato. Conservare l'Agenzia delle Entrate, che ovviamente essendo Stato fornisce questo servizio gratuitamente, ci porta ad andare a fruire di quel servizio
presso le sedi dell'Agenzia delle Entrate. E non sto facendo una distinzione tra pubblico e privato, dicendo che il pubblico non funziona e il privato sì, bensì comunque bisogna accedere presso l'Agenzia delle Entrate per ritirare quel dato in caso di accesso. Quindi non abbiamo più un professionista che fa conservazione come per il tramite di servizi di terzi, ma dobbiamo accedere all'Agenzia delle Entrate e andare a recuperare in prima persona, molto spesso perché il servizio è offerto direttamente al consumatore o all'azienda, andare a recuperare quei documenti. Come? La prima domanda è come? Probabilmente riprendiamo la domanda di Luca da Lucca, andiamo all'Agenzia delle Entrate con la pennina USB. Quindi non sto dicendo che non è conservazione, però ci sono degli elementi secondo me su cui bisogna concentrarsi, e il professionista, e non l'abusivo, si deve concentrare su il servizio che fornisce al proprio cliente, dando per assodato che i dati che vengono gestiti siano al sicuro e fruibili, perché il tempo non può essere disperso nella ricerca del dato, bensì nell'utilizzo e nella lavorazione di quel dato. Bene, io vi ringrazio perché credo che quella di oggi sia stata una puntata strepitosa, a parte la vista mozzafiato dalla torre Zucchetti. Fermiamoci se ci... Rimaniamo qua magari un'altra settimana, se il dottor... Volentieri, troviamo il modo di ospitarvi. Quindi magari potremmo allestire qua lo studio e faccio anche il 3 per te stamani. No, in realtà noi stiamo per rientrare. Quindi io ringrazio Zucchetti per l'ospitalità, il dottor Paolo Camia. Grazie a tutti ancora per l'invito. Spero che siate stati bene oggi a Lodi. Siamo stati benissimo, grazie al dottor Massimiliano Lencioni. Noi torniamo settimana prossima. Grazie Andrea. Grazie a chi ci ha seguito alla radio, a chi invece sta riascoltando il podcast su tutte le piattaforme. Da Lodi è tutto. Linea allo studio. Note fiscali torna tra una settimana. Se hai domande, manda ora un messaggio vocale al 338 63 60 114. Questo programma vi è stato offerto da Ehi commercialista, hai un sogno per il tuo studio? Con Ago Zucchetti diventa realtà. Ascolta bene. Digitalizzazione? Raggiunta. Efficienza? Massima. Collaborazione? Ma è stata così facile. Intelligenza artificiale? Presente. Ago Zucchetti risponde a tutte le tue domande tranne a una. Perché non l'hai ancora scelto? Zucchetti. Innoviamo per migliorare la tua vita.